Per quanto riguarda il problema delle tasse post-sisma, Deramo della Lega chiederà un incontro ufficiale al Governo. La richiesta di un incontro ufficiale con il governo per discutere il tema delle tasse sospese a seguito del Sisma 2009, per cui è in corso la procedura di recupero. Questo è un mandato che è stato conferito al deputato aquilano della Lega Luigi Deramo, dal tavolo tecnico insediato presso la Regione Abruzzo e coordinato dal vicepresidente Giovanni Lolli e dal sindaco del capoluogo di regione Pierluigi Biondi. Tutte le forze politiche, sindacali, datoriali di rappresentanza delle categorie. Presenti al tavolo hanno ribadito all'unanimità la centralità della battaglia per la sopravvivenza economica e occupazionale del territorio e per questo chiedono che l'esecutivo nazionale accolga con urgenza la richiesta al fine di individuare un percorso parlamentare istituzionale che consenta di stabilire regole di ingaggio chiare e non penalizzanti per il cratere. Ciò anche in considerazione del fatto che la lettura alla Camera del Decreto può ancora offrire spazio almeno per innalzare a 500.000 euro il de minimis e la fissazione di tale soglia come franchigia. All'incontro erano presenti i senatori di centrodestra Gaetano Quagliariello e Marco Marsiglio, gli onorevoli Stefania Pezzopane del PD, Luigi D'Aramo della Lega e il deputato di Forza Italia Antonio Martino. La restituzione delle tasse sospese per 18 mesi dopo il sisma del Sapile 2009 riguarda, lo ricordiamo, circa 350 tra imprese e professionisti chiamati a restituire circa 100 milioni di euro considerati aiuti di Stato dalla Commissione europea da mesi sul territorio aquilano. È un atto, una grande mobilitazione da parte soprattutto degli imprenditori e delle aziende.